Bentornati ad una nuova puntata di Talking with Friends. Come vedete, siamo in una cornice diversa. Noi siamo nel salotto e il nostro inviato Guido. Guido Guainazzo è a Madison. Ciao Guido! Ciao Karen, buon pomeriggio per me, buon pomeriggio a tutti, per voi buonasera immagino. Per me, buonasera. Buongiorno per domani mattina quando verrà È vero. pubblicato. Bravissimo. Insomma, io sono un po' nell'oscurità, tu sei nel pieno giorno, ma insomma, ho detto, sei arrivato a Madison. Raccontiamo come sei arrivato a Madison. Sei partito ieri pomeriggio da Milano e allora? Tanto per iniziare mi scuso che ballerà un po' la telecamera, ma mi sono voluto mettere sulle tribune. Purtroppo non siamo riusciti a farlo in tempo per vedere un po' di gara anche. Non si potrebbe in teoria, quindi vabbè, meglio così forse. Ma hanno appena gareggiato i team, è stato molto divertente. Volevo stare un po' sulla tribuna e farvi vedere anche da qua. Comunque sì, sono arrivato a Madison ieri, stanotte sostanzialmente alle 11. È stato un viaggio bello tosto, è lungo, parlo da solo, è stato divertente, ho potuto conoscere e parlare con un sacco di persone, soprattutto una volta arrivato a Chicago, con la coincidenza con Madison, ho conosciuto un po' di ragazzi che arrivavano anche loro per Games, tante storie diverse, chi veniva dal Canada, chi veniva dall'Irlanda, io dall'Italia, poi c'era una ragazza dal South Carolina, una da New York. C'era un ragazzo che è un coach, forse lo dicevo già stamattina nella live, è un coach di una ragazza adaptive, insomma veramente tante persone, è stato figo già il viaggio, quindi adesso mi immagino che questi giorni lo saranno ancora di più. Il primo giorno è stato un po' così perché il tempo non ha aiutato, va e viene, adesso è stupendo, devo dire, praticamente non c'è una nuvola. Però fino a 2 ore fa pioveva, hanno dovuto rimandare i team, hanno fatto un po' di casino anche con i risultati degli Elite, però insomma ci siamo già divertiti molto. Sì, diciamo che è stato un primo giorno pieno, un po' scoppiettante, oserei dire. Insomma, il Wood 2 è stato annullato, lo faranno domani per quanto riguarda gli Elite, ma facciamo un passo indietro. Poi arriviamo a quello che è stato il corso della giornata che per te continuerà. Ma senti, raccontami. Sei arrivato a Madison, sei arrivato nell'Olimpo del CrossFit. Era così come te lo aspettavi? Ah, sì, posso dire di sì, nel senso che si respira tanto CrossFit, la città non voglio dire che è ferma per questo, perché poi immagino che ci siano anche persone che fanno la loro vita normale qua, ma sicuramente tanti sono focalizzati sul CrossFit, sull'evento, gli hotel sono super organizzati per dare un sacco di indicazioni, ti danno, cioè veramente tantissimi servizi. Ho potuto diciamo, prendere la bicicletta elettrica in affitto a un prezzo abbastanza vantaggioso per tutta la durata della gara. Insomma, poi appunto giri in bici, incontri un sacco di gente che viene all'evento, conosci persone, insomma, divertente, divertente, Quindi tu non sei ci possiamo lamentare. arrivato, lì in bicicletta. Sì, difatti, come chi mi conosce, chi si allena con me sa benissimo. Io sono uno che tende a sudare, quindi sono arrivato già grondante. Nonostante stamattina ci fosse un bel venticello, però siccome ero accodato a un gruppo per essere sicuro di non perdermi, non volevo rimanere indietro e ho dovuto un po' Hai correre. spinto, Guido? Esatto. Ho spinto Senti, pure io. invece il check-in della stampa, ricordiamo che noi siamo lì presenti come magazine ufficiale, primo magazine italiano presente ai CrossFit Games, com'è andata? No, il check-in è stato facilissimo. C'erano un sacco di ragazzi e ragazze che ti accoglievano, quindi è stato rapidissimo. Io sono arrivato, dovevo arrivare entro le 9, sono arrivato intorno alle 8:40, tra una roba e l'altra, ma alle 8:42 avevo già tutto fatto. E niente, mi hanno dato appunto l'accesso praticamente a ogni evento. Posso stare a bordo campo sostanzialmente qua sul campo esterno. Non sono ancora stato dentro, ci andrò adesso perché alle 4:30 ci sono gli Elite, quindi non sono ancora stato dentro al Coliseum, però a quello che ho capito c'è
una sorta di tribuna stampa anche lì, dove possiamo stare, avere una visione un po' privilegiata in qualche modo. È molto bello perché effettivamente hai l'occasione di toccare con mano gli atleti. Io all'evento, soprattutto quando ho gareggiato Elisa stamattina, che era dal lato dell'entrata delle bici, cioè, quindi loro uscivano da una parte e entravano dall'altra, e sono riuscito veramente a stare vicino a dove le ragazze entravano dal ritorno. Anche posso la tribuna dirti, è vicina. Posso dirti però... che ti invidio tantissimo, Guido, perché io ovviamente ricevo da parte di Guido, ragazzi, foto, video, ed effettivamente è come dice lui, è vicinissimo, proprio... Sì. Più vicino di così, Guido, penso che non potevi esserci. Solo Zenoni e Raffuliano sono più vicini di me, mi sa. Infatti. E invece, parliamo invece dell'unico WOD che è stato fatto per quanto riguarda gli individuals. Insomma, l'hai visto da vicino. Com'è andata? C'era gente? Che area, il tifo? Insomma, che area si respira durante i workout? Allora, devo dire che mi aspettavo, essendo il primo workout del primo giorno, subito all'inizio, quindi alle 9, mi aspettavo meno gente, invece le tribune erano già praticamente piene, e, c'era un sacco di gente, c'è quell'adrenalina che è molto diversa dall'adrenalina che abbiamo noi europei o sicuramente italiani agli eventi sportivi, cioè qua loro, l'adrenalina è il fatto di esserci più... Parlo dei tifosi ovviamente, poi gli atleti è un altro discorso, però per quanto riguarda i tifosi hanno questa adrenalina per il fatto di essere presenti. Noi siamo, secondo me, molto più legati al risultato dell'evento, mentre a loro piace stare qua, stare tutti insieme, conoscersi, parlare. Divertirsi. Si vede subito la differenza, cioè, si tocca con mano proprio. Io ho visto tantissimi eventi in Italia, in Europa, soprattutto di calcio, perché sono appassionato anche di quello. Ma c'è proprio una cultura totalmente diversa e si nota immediatamente. E senti, invece parliamo dei workout che hai visto. Come hai visto i nostri due ragazzi? Ha gareggiato prima Elisa, che ho dato un'occhiata alla classifica, è 32esima se non ci sono appunto modifiche, e il nostro Enrico Zenoni 22esimo, credo, insomma più o meno tra i primi 20. Come li hai visti? Allora, Zeno veramente molto bene perché è riuscito a stare nel gruppo, a non staccarsi mai praticamente. Ovviamente ci sono degli alieni, nelle prime 5-6 posizioni ci sono degli alieni, sinceramente, per cui loro si sono molto staccati. Poi in realtà c'è stato il problema del conteggio dei giri su Koski, che non si è capito benissimo, non ho ancora Bravissimo. capito alla fine com'è finita. Do io un risultato perché la classifica è stata modificata, aggiornata, perché appunto c'era stato il giallo del giro in meno che insomma era arrivato uno dei fratelli Pencik per primo, ma in realtà la classifica aggiornata dà come primo Ricky Gerhard. Quindi questo secondo Gianni Koski e terzo Justin Medeiros. Insomma, questa è la classifica aggiornata. Ma tu Perfetto, l'avevi quindi notato, Guido, che c'era stato un po' un pasticcio? allora no, per due motivi, nel senso, cioè, o meglio, sì, in realtà, però non avevo capito cosa fosse successo, nel senso che io ero sul campo, quindi non vedevo la parte fuori se non tramite gli schermi. Per di più, durante l'evento uomini stava proprio diluviando, quindi io mi ero allontanato un attimo mentre loro giravano in bici, che io comunque non potevo vederli, mi sono allontanato un attimo per comprarmi un poncio, perché sennò, sennò tornavo altro che Per Covid. sopravvivenza. Esatto. Quindi in realtà mi sono perso quel momento lì, stava proprio diluviando, a mia discolpa, posso dire. Però ecco, mi sono accorto quando sono tornato che c'era a questo punto uno dei due Pencik che sostanzialmente è tornato indietro per la stessa strada, quindi avevo capito che qualcosa era andato storto. Poi, dopodiché, in realtà, come dicevo, appunto, Sveno è stato veramente, veramente forte. Anche Lisa è andata molto bene. Per certi aspetti, fra le donne c'è un abisso ancora maggiore, nel senso che le prime sembrano aliene rispetto al resto delle atlete.
Però Elisa, secondo me, ha sofferto più che altro un po' la pressione. È stato subito la primissima a fare un workout, quindi è uscita subito. Non ha avuto neanche il tempo di capire dove era. Quello abbiamo visto che l'ha un po' sofferto, secondo me, visto da fuori, quantomeno. Soprattutto, ovviamente, è arrivata col fiato corto sui chest to bar, che poi l'hanno ammazzata. Fino che ai chest to bar era in ottima tantissimi, che erano una marea 75. Di 75, ricordiamo, ragazzi, e venivano da altri 75 toast to bar con 5 miglia di pedalata, insomma, ragazzi, insomma. E poi c'era ancora la bici dopo, sì. C'era ancora bici, ma senti, almeno da casa comunque è stata ampiamente sotto i 45 minuti, quindi insomma un vero, ottimo mi risultato, sembra intorno ora ai 44 minuti, sì, mi sembra 44 e 18, qualcosa del genere. Parlando sempre delle donne, almeno notando da casa, anche se la fortissima Tia Tumi è arrivata seconda, mi ha dato la sensazione di non essere così brillante o comunque dominante quale lei sin da subito. Infatti anche i commentatori notavano questa cosa, sottolineavano questa cosa. A te è parso, per quel poco che hai potuto vedere? Posso dire, non sapevo che l'avessero già detto, però posso dire che ho avuto un po' la stessa sensazione, quindi te la confermo. Secondo me quest'anno è consapevole, cioè da, così l'idea che mi ero fatto io è che sia consapevole del fatto che ci sono tante atlete che possono potenzialmente avvicinarsi, se non addirittura batterla. Ellie Adams, che ha vinto l'evento, è in rampa di lancio al massimo, ricordiamo Team Mayhem, quindi ovviamente insomma uno dei team migliori che ci siano, e, ma non solo lei, perché anche c'è la O'Brien che insomma è sempre uno spauracchio dopo l'anno scorso, e poi ho visto anche tante altre ragazze che comunque sono state lì, hanno lottato. Inoltre, rispetto, come dicevamo con Zeno, rispetto alle donne, cioè rispetto agli uomini, le donne si sono aiutate meno. Questo secondo me è anche a dimostrazione che ci tengono a batterla. E lei forse a questo giro l'ha percepito. Poi non so se sia fuori forma, questo ovviamente non lo posso sapere. Certo, è comunque diciamo arrivata seconda. È un po' è precoce come pronostico, insomma, no? Hanno fatto soltanto un workout. Conoscendo la Tumi, sicuramente al secondo evento darà il tutto per tutto per vincere. Però vedevo, perché la sensazione che appunto ho avuto da casa è che non fosse così brillante come lo è lei di solito, e mentre la Ellie Adams aveva una pedalata più sciolta, meno contratta nel viso, insomma, vabbè, staremo a vedere, insomma. Vedremo. Questo è stato per il momento, perché ricordiamo che c'è stato appunto un nubifragio, insomma, pioggia, che ha annullato l'evento 2 e ha ritardato anche l'inizio dei team che hanno fatto poco fa, che tu eri lì a vederli, e si passerà subito invece all'evento 3. Per quanto riguarda gli individuals, esatto. E insomma l'evento 3 e 4 che sono insieme, se non ricordo male, che insomma anche lì, ragazzi, c'è veramente, è una roba infinitissima, non vado a leggerla perché sennò finiamo tutta la puntata di Talking with Friends, insomma è anche sì, io non ho idea di come siano Zeno e Elisa sulla pegboard, ma mi sembra già quella, mi sembra veramente uno scalino notevole da affrontare. Allora, io li ho visti, iniziare. Devo dirti la verità, ho visto Zeno e Elisa allenarsi proprio sulla pegboard in questi giorni, ma anche prima di partire, per cui secondo me questa skill ce l'hanno. Certo, allora. Insomma, sì, certo, insomma, poi c'è dell'altro insieme, il mix, e si sa che i mix sono letali, vedremo come la gestiranno e come andrà a finire. Mettiamo da parte invece il discorso workout, perché appunto ne è stato fatto soltanto uno. Ti hai potuto fare un giro invece dai vari stand, Vendors Village, il food, come gira, Guido? Allora, tanto prima scusami di questa domanda, sì, giusto per chiudere il discorso atleti, sì, volevo dire due note di colore. Una, che mancano le dottir, non c'è la Toris Dottir, fa il team quest'anno, e insomma la Davis Dottir, la Sigmund Dottir non ci sono,
Non lo so, io ero abituato a vederle, mi spiace non vederle qua, sinceramente. E questo per lato donne, invece lato uomini, nota di colore, Noah Olsen è veramente simpatico. Cioè, è vero. È uno che incita sempre la folla, quando esce fa fare la ola da tutti, saluta tutti, batte le mani, ecco. Zeno ci ha detto, ci ha raccontato che Noah Olsen è andato a ringraziare praticamente singolarmente ogni judge. Insomma, veramente un personaggio notevole, non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto da fuori, invece posso dire che è veramente un personaggio figo. Bello. Detto ciò, sì. sulla domanda che mi facevi tu, beh, vabbè, allora, sono stato tanto, come avete visto prima, nel negozio della Nobul, ovviamente, che è enorme, un campo da calcio, praticamente. Però poi ho fatto un giro anche nell'area vendors, che è fighissima. Ci sono un sacco di robe, aiuto qua, mi sta cadendo tutto. Ci sono un sacco di robe veramente divertenti, fighe. Poi la qualunque, cioè giustamente dall'attrezzatura per il CrossFit a per esempio i defibrillatori o insomma anche cose più tecniche che magari servono per le palestre, eccetera. Quindi veramente come se fosse una fiera del CrossFit, veramente bello. E in più in mezzo c'è un'area dedicata ai workout. Cioè ce ne sono due in realtà, ce n'è una enorme dove la gente può andare a allenarsi come vuole, quando vuole, in qualunque momento, e un'altra invece appunto all'interno dell'area vendors, che è un po' più piccolina, dove fanno lezioni, dove fanno, diciamo, penso, approfondimenti sulle skills, cose del genere. Quindi dico anche quello, sinceramente spero di avere il tempo almeno un giorno per approfittare un pochino di queste robe, ecco. Bellissimo, insomma, da quello che mi racconti diciamo che ne vale la pena. Sì, allora se vi piace vedere eventi del genere, se avete un pochino quella mentalità americana di cui parlavamo prima, per cui andare all'evento, viverlo, starci dentro, un po' anche a prescindere dal risultato sportivo, che resta fondamentale, ma per il fatto di esserci, non per il risultato e basta. Se avete un po' di questo spirito, è sicuramente un'esperienza unica. Fantastico. Bene, altro irripetibile in altri sport non americani, secondo me. Cioè, è difficile replicare una roba del genere su uno sport europeo, in qualche modo. Bello, bello, vorrei essere lì, ma chissà il prossimo anno, non diciamo niente ragazzi, intanto sono qui in studio che dirigo insomma da Mesa The Box e non solo. Per concludere, diciamo che gli appuntamenti fissi, uno è fisso che è la live che è Good Morning Madison alle ore 17. Ora italiana, da te che ore sono più o meno, Guido? Circa le 10 per me. Ok. No, le 10, se sono le 17. Le 10. Le 10. Quindi saremo lì live, magari con qualche ospite, ma sicuramente siamo live. Ricordiamo anche che oltre all'orario, insomma, quello prestabilito da Palinsesto, tu spot ogni tanto mi chiamerai quando avrai qualcosa da raccontarmi e quando avrai degli ospiti con cui chiacchierare, sì. Come è successo oggi con Enrico Zenoni. Domani, poi tra l'altro, anzi oggi, perché poi chi la vedrà insomma appunto oggi, che diciamo che oggi è giovedì, in realtà noi stiamo registrando di mercoledì, ma va bene così, cominceranno anche gli age group, quindi con i nostri master Boldrini e Roggio e Novelli. Assolutamente sì, ho già incontrato Boldrini e spero di incontrare anche gli altri presto. Qua intanto è partito l'inno nazionale. Beh, perfetto, io direi un'ottima chiusura. Bravissimo, io direi che sull'inno nazionale lo faccio vedere. Yes, dai, faccio una panoramica, fantastico ragazzi, bellissimo. Spero vediate. Vediamo tutto, Guido, guarda, stupendo. Dei ventilatori credo che siano le prove, esatto, credo che siano le prove per l'evento di domani, l'evento di apertura che sarà all'una ora locale.
È vero, perché domani ci sarà la cerimonia ufficiale di apertura, quindi anche quella, insomma, Guido, mandaci qualche highlights se Sì, assolutamente. potrai, e, insomma, anzi, se riusciamo a captare live qualcosa, vediamo, insomma, come siamo messi, perché ovviamente è tutto in via di sviluppo, insomma, e sono dei collegamenti dinamici nostri, Guido. Assolutamente sì. Bene, io Stanno direi che guardando male perché sono tutti fermi per l'inno. Sull'inno nazionale ti saluto e ci vediamo domani. Ciao Ragazzi. Guido. Ciao.